festa perché siamo tutti in vacanza e ci è spento il camper. Aspetta un attimo che lo riaccendo. Ciao a tutti, intanto benvenuti in questa nuova puntata di Camperando. Ci eravamo lasciati che vi avevo detto che saremmo andati in Cantabria, in Spagna. Poi ci sono state delle vicissitudini, il caldo, gli incendi, altre cose. E allora abbiamo dovuto cambiare programma. E intanto è arrivato il chilometro 33.333esimo. Ebbene sì, 33 e 33.3 chilometri, dica 33. E i trentini andavano a Trento. Noi però non andiamo a Trento, andiamo un po' più vicino. Andiamo all'avventura col camper e vedrete quanti posti riusciremo a scoprire. Eccola la guida! Eccoci. Siamo ripartiti dal lago del Moncenisio, qui fa un bel fresco, si sta proprio bene, e stiamo andando verso il Col di Serà. Che si può volare di più della vita? Bene, sono andato al supermercato a prendere dell'acqua, dello Scottex. Siamo in un paesino di montagna, abbastanza piccolo qua, Landersvill, pare che si chiami. Così metto a dura prova il mio bellissimo strabiliante francese. Allora ragazzi, l'obiettivo è salire sul Col de l'Iseran, che sono 2700 e passa metri di altitudine, il colle più alto d'Europa, è il tetto del mondo come chiamano qui, su strada carrozzabile ovviamente. Ci si può arrivare in macchina e mi pare che sia la strada più alta d'Europa, quindi l'obiettivo è arrivare là sopra e probabilmente anche dormirci. In salita al Col de l'Iseran. La nostra guidatrice Corinna. Una bella salitona. Qui fa abbastanza freddo, devo dire, se non mi copro così congelo in tempo zero. Siamo sul colle dell'Iseran, questa è una bellissima chiesetta. Corinna con... Sì, fa fresco. Siamo andati in montagna per andare un po' al fresco e l'abbiamo ben trovato. Boh, entriamo perché un freddo fantasmagorico che si sta congelando la testa. Mamma mia, che vento! Che freddo! Però veramente bello, dovete assolutamente venirci. Il panorama è bellissimo, c'è un vento pazzesco. Quello lassù è il nostro camper. Freddissimo! Eccoci! Siamo svegliati, abbiamo dormito molto bene qui al Col de l'Iseran. Abbiamo dovuto accendere la stufa perché c'erano tipo 6 gradi, 7 gradi. Che bello, una bella esperienza e sta veramente bene. Adesso facciamo colazione e poi si parte per una nuova avventura. I cagnolini stanno già facendo la loro avventura. Sono laggiù. Corrono come dei pazzi. E chi sta meglio di loro? Sono le 8.40, io sono sveglio da una ventina di minuti circa, ero distrutto, veramente, ieri sera ero stanco, quel vento che c'era qui al Col de l'Iseran mi ha annientato, ero a pezzi, abbiamo mangiato, sono andato subito a letto, mi sono fatto una dormitona, poi quando mi risveglio, questo è il paesaggio. E ringraziamo il nostro amico Enrico per il consiglio della gita. Pronti a ripartire? Stupendo, una cosa incredibile. 14 agosto, non c'è un'anima qui in giro, siamo gli unici. Corinna si è svegliata alle 6.20, l'avete vista prima, ha fatto yoga, ha fatto dei giri qua. Guardate, se volete un po' di calma venite qui al Col de l'Iseran. Mi sto godendo questo panorama bellissimo, andando piano piano in camper e c'è un bello strapiombo, laggiù c'è un paesino e c'è anche un lago.
Siamo finiti al parco regionale naturale del Massif de Bauges. Abbiamo fatto una deviazione per andare verso Ginevra e quindi abbiamo trovato questo bellissimo parco. Questa è la tavola orografica. Laggiù in fondo c'è il Monte Bianco. Si vedono tutte le montagne qua della zona, delle prime Alpi. Ovviamente fa fresco, ci sono 15 gradi, c'è vento, c'è un mare di nuvole. Siamo tornati in camper perché è iniziato a piovere, comincia a diluviare, tuoni e fulmini, noi siamo qua protetti. Aspettiamo che finisca. Il bello del camper è che puoi cambiare destinazione quando vuoi senza dover prenotare cose o farti dei grandi piani, dei grandi progetti. E infatti noi adesso sicuramente cambiamo destinazione, perché ancora una volta è successo che stavamo andando a Ginevra e ieri c'è stato un acquazzone, è durato tutta notte, non siamo potuti uscire, i cani erano stufi, eccetera. E quindi ho visto che il tempo oggi anche non promette nulla di buono, soprattutto andare verso il nord, e quindi mi dispiace, ma gireremo, faremo il tunnel del Monte Bianco, andremo in Val d'Aosta, probabilmente in Val d'Aias, vediamo, dove c'è un buon tempo e dove possiamo stare un po' liberi con i cani. La notte è passata comunque bene, il paesaggio è stupendo, per carità. Fa un freddo quasi invernale, uno magari cerca il fresco, no? Quando in città fa tanto caldo uno va in montagna per cercare il fresco, ma no al freddo gelido tremendo che ti devi coprire tutto. Quindi andiamo a cercare un po' di fresco adesso. I cani sono lì, sistemati, non li possiamo lasciare liberi perché qua c'è una strada. Stiamo salendo al colle del Piccolo San Bernardo. Andremo in Val d'Aosta, il tempo è migliorato e oggi si viaggia molto. Può tagliare il Bernardino. Sì. Perché Piccolo San Bernardo è più bello il Bernardino. No, Bernardino. Non è che è sbagliato. Siamo in marcia verso il cuore del Piccolo San Bernardo. Il tempo ci sta graziando visto che è Ferragosto. Buon viaggio! E mentre salivamo al colle del San Bernardo, del Piccolo San Bernardo, abbiamo incontrato un posto che si chiama La Rosière, dove tutto è rosa, e dietro di me un roller coaster sulle montagne, spettacolo, e ovviamente lo andiamo a fare subito. E si parte! Non so cosa ha registrato, ma madonna mia che paura, corri, velocissimo va questo affare. Impressioni, Cori? Madonna, io sono a pezzo, il mal di mare, mi sento ancora. Ma dai, velocissimo. Poi uno cercava le maniglie per tenersi, non c'erano. Poi fino all'ultimo eravamo convinti di poter andare in due, quindi ho detto vabbè, tanto guiderà lui. Io. Lo so. E invece so. Ho dovuto cavarmela. Bello. Vabbè, zoom veloce, una così. Spettacolare. Adesso vediamo la foto come venuta. Ecco le foto, 81 e 80. Vedi col telefono in mano che cerco di riprendere. E guarda lì, adesso sei stato bravo a fare la foto, Bellissime, le foto non le prendiamo, però siamo molto divertiti. E dopo un po' di guida. Adesso abbiamo bisogno di qualcosa che ci. Qualcosa di rilassi. Forte. Questo è proprio meglio. La Rosière. Praticamente siamo passati per questo villaggio che è un vero e proprio parco vacanze, no? Con le giostre, con quel roller coaster che abbiamo appena fatto, con addirittura c'era una specie di una parte inaspettato poco prima del colle di San Bernardo.
giardino botanico. Siamo all'interno del giardino botanico Chanois, che era quel signore di cui abbiamo visto la statua prima, un abate che ha fondato questo giardino e poi si è fatto seppellire in quella chiesetta lì. E poi ci sono le stelle alpine e non le avevo mai usate. Sa di miele, ha lo stesso odore del miele. Bellissime, Edelweiss. E dopo una lunga guidata siamo arrivati sul Col d'Aujou, quasi in Val d'Ayas, quindi in Val d'Aosta, e abbiamo trovato un bellissimo posticino, ovviamente in mezzo agli alberi e ai boschi. Adesso mini passeggiata giusto per sgranchirci le gambe, poi sono quasi le 7:30, io ci avrei anche un po' fame, quindi mi piacerebbe andare a mangiare stasera una pizza, non vorrei esagerare, ma questo è il paesaggio, e laggiù ci sono gli altri componenti del video. Tutta la strada che abbiamo fatto oggi. Si vede anche se c'è il sole? Un po' sì. Vero? Oggi sì, guidato tanto, la faccia è un po' stanca. Adesso si va a mangiare. Ma magari. Marco si è impietrita. Un certo languorino. Come la dico? Stai facendo a pezzi? Guardate che posto bellissimo siamo finiti. Posto tipico. Mangiamo polenta, pure potete vedere fini porcini, un bel vino rosso. Bellissimo posto. Ve lo consiglio, si chiama Étoile de Neige. Avete voluto i cani? Adesso beccatevi. Ciao! Oh. Piano Flamingo. Sì. La mattina al lago del Col d'Aujou. E questo è il posto che trovi quando ti risvegli in un viaggio in camper, in mezzo al bosco. Abbiamo dormito benissimo questa notte, un posto veramente, lo so che lo dico sempre, mi ripeterò, ma è magnifico. Ci sono le mucche laggiù, siamo sempre sul Col d'Aujou, in Val d'Ayas. Ci siamo svegliati alle 7:30 Corinna e alle 8:20 io, il bosco qua dietro di noi, non abbiamo dormito proprio qua. Ieri abbiamo già fatto una gitarella, quando vi dicevo che avevo fame. Adesso ci facciamo un'altra gitarella di un paio d'ore e ne approfittiamo del bel sole del mattino del 16 agosto. Eccolo! Ehi, ciao a tutti ragazzi, scusate, ero assorto nei miei pensieri. Bellissima camminata qui in mezzo al bosco, tutta natura, ogni tanto qualche uccello che manda l'allarme. Venite anche voi, ovviamente, a godervi questi posti. Eccoci, siamo tornati in camper e andiamo a cercare Flamingo, che è un'oretta e passa che è scomparso, ma lui ha il GPS, l'abbiamo monitorato, sappiamo benissimo che è al camper adesso. Come? Ciao Flamingo, come stai allora? È un po' che ci aspetti, Flami, bravo! Eccolo qua, vedi, questo è il GPS di Flamingo. Lo spegniamo. Adesso vediamo quanta strada hai fatto, Allora, possiamo vedere la strada fatta da Flamingo oggi, vediamo un po', quindi 16 agosto, siamo partiti che erano, mettiamo alle 8, dai, 8:10, vediamo un po', fino ad adesso si è sparato, madonna, 13 km, si è fatto tutto sto giro e noi siamo arrivati fino a qua, esattamente qui. Poi siamo tornati indietro, invece lui è andato ancora qua e poi si è fatto 1000 giri
e poi è tornato al camper. Diciamo che lui era già al camper sicuramente verso le 11:30. È stata un'oretta ad aspettarci qui, guarda che bravo. Stiamo tornando a casa e guida Corinna. Troppo caldo, sì. Siamo tornati nella bassa valle, ci sono arrivati a 31 gradi, eravamo abituati bene a 15 gradi in Francia. Il camperino è stato depositato nel suo box, noi abbiamo cambiato auto e stiamo andando a casa. Grazie di essere stati con noi, mi raccomando iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di viaggi in camper. Fate i bravi, fate buone vacanze, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao! Ciao a tutti, buone vacanze!